nessuno riveli nulla. Che sia io, un'ultima volta, a parlare piuttosto che gesticolare. Tutti mi hanno sempre visto con un dito sulle labbra. Un infante che compie un gesto infantile. Un popolo straniero mi vide atteggiarmi in questo modo e mi rinominò, dicendo che io fossi il dio del silenzio. E lo divenni per davvero. È da allora che taccio e invito tutti a fare come me. Gli Elleni mi chiamarono Arpocrafe, e da allora quel nome mi indicò come il custode del silenzio. Nel passare del tempo, la mia effigie segnò gli ingressi dei luoghi di riunione, dei templi dedicati alle più potenti divinità, ma banalmente anche agli ingressi delle taverne, delle case e dei luoghi di riunione. Io divenni il dio dei segreti, il dio di ciò che va tenuto sub rosa, in onore dell'unico dono che mi fu fatto dalla divina Afrodite, dopo che gli altri dei, suoi compagni e il loro popolo mi avevano privato di rango, titolo, potere e dignità. E col passare di infiniti secoli ho assistito, in silenzio, ad ogni incontro nell'ombra, ad ogni riunione proibita. Ho visto amicizie infrante, nazioni fatte crollare, mondi bruciare fino alle fondamenta senza che potessi fare nulla. Ogni segreto va mantenuto e io, che ne sono la divinità, devo mantenere tutti i segreti del mondo. Persino quello celato nella natura del mio nome. Molte persone mi hanno confidato i loro drammi, le loro paure e i loro affanni, e mi fa piacere che nel mio invitare al silenzio abbiano trovato il conforto di una spalla su cui piangere, di un amico a cui affidare il più prezioso dei segreti senza temere di essere traditi. Perché voi mortali tradite tanto e sempre. Invitate al silenzio, ma in realtà anelate il rumore e il caos. E ho scoperto quanto fosse inutile cercare di invitarvi al silenzio col mio infantile indice messo a perpendicolo sulle mie labbra in ogni momento in cui usavate le vostre luride bocche, le vostre malevole, ingrate e indegne lingue per svelare i segreti che più vi avrebbero fatto comodo. Con quelle lingue, con quei segreti non mantenuti, avete distrutto vite, spezzato cuori, distrutto speranze. Vi divertite così tanto a parlare di cose che in fondo non capite? Lo chiedo sinceramente perché non capisco. Parlate tanto di discrezione, rispetto, alti principi morali e missioni divine, eppure vi muovete sempre in senso contrario a quanto affermate a gran voce. Ignorate il silenzio quasi vi facesse paura. Quasi non riusciste a sopportare il peso di una notte solitaria o di un segreto sulla vostra coscienza. La fiducia del prossimo vi opprime come un incubo posato in grembo mentre dormite, che non vedete l'ora di scacciare sbraitando la coscienza che tanto vi tormenta. E così il dio dei segreti e dei silenzi diventa il dio di una bugia, di un concetto che non esiste e non rispettate quando pugnalate alle spalle vostro fratello, un vostro amico o, banalmente, la persona di cui avete tradito la fiducia senza neanche più preoccuparvi del danno che gli avete arrecato. Ma d'altronde è la stessa cosa che avete fatto con me. Un tempo il mio nome non era Arpocrate e la mia funzione era ben diversa. Un tempo ero piccolo, giovane, certo, ma fiero, potente. Ero la promessa di un re giusto. La promessa di un re forte e fiero. La promessa di un futuro radioso. Dell'alba che illumina il mondo scacciando le tenebre della violenza e dell'ignoranza. Nato dalla vita e dalla morte, dalla madre e dal padre di tutto, io non fui sempre Arpocrate, il dio fanciullo dei silenzi. Ma fui Horus, il giovane. Il dio dei cieli. Il dio dell'ordine ci avrebbe scacciato il caos, reclamando il trono di Amon-Ra.
Quindi arrivarono gli elleni. E il gesto di un bambino fu scambiato per il gesto del silenzio. E con quel silenzio fu messa a tacere la gloria per dare l'arco all'ignoranza. E quando quell'ignoranza viene utilizzata come la più pericolosa delle armi dal popolo che ormai da secoli viene riconosciuto come emblema della conoscenza e della civiltà, anche il più umile degli animali capisce che nella razza dell'uomo c'è una tara che difficilmente verrà eliminata. Nel silenzio predicate bontà, ma nel rumore inneggiate all'odio. Io vi sento, nel silenzio della notte profonda, pregare il vostro Dio per avere forza, spogliati della magniloquenza che mostrate sotto al sole di fronte ai vostri simili. Ma quelle preghiere fatte nel silenzio, che valore potrebbero mai avere se la vostra condotta è indirizzata solo a far rumore? Tutti i protagonisti di una storia che non è vostra, sgomitate e urlate, infangate e umiliate coloro che nel silenzio trovano vera pace e che nel silenzio sperano di trovare la consolazione, la logica e la razionalità che, francamente, la gran parte di voi non ha mai avuto. Tutti protagonisti di una storia che non è vostra, tutti vittime di iniquità inesistenti. Quando il sopruso maggiore è il vostro insopportabile rumore con cui ferite i cuori dei figli del silenzio! Ecco perché, nel mio essere un dio ormai dimenticato, rivolgo le mie ultime forze, le mie attenzioni finali, a coloro che nel silenzio piangono senza piangere, che nel mutismo urlano senza più urlare. A tutti coloro a cui manca la forza per parlare dopo l'ennesimo tradimento. A tutti coloro a cui non va più di provare a sovrastare il rumore altrui con le proprie ragioni, diventando involontariamente parte di quel rumore. A tutti coloro che sono stanchi di alimentare il rumore. A loro rivolgo la mia attenzione e il mio amore. Io, che sono un segreto messo a tacere dall'ignoranza del popolo autoproclamatosi più colto dell'Occidente, offro ai vari adepti del silenzio un'oasi di pace, tenendo segreti i loro dolori, i loro rimpianti, le loro lacrime. Nel silenzio nessuno vi giudicherà figli e fratelli miei se piangerete. Nessuno vi giudicherà se vi spoglierete della vostra armatura mostrandovi fragili e feriti. Nessuno vi giudicherà malvagi e ingiusti se nel silenzio sfogherete la vostra frustrazione dopo aver cercato inutilmente di cambiare il mondo, perché io vi capisco. Capisco cosa significa essere nati con in mente l'unico desiderio di vivere un ideale, con l'unica volontà di lottare per un mondo migliore, per poi vedersi strappare le ali con la violenza che appartiene a chi non solo non capisce, ma non vuole capire. Se nessuno vi ha mai cercato, se nessuno vi ha mai chiesto scusa, se nessuno ha mai capito perché ora tacete, il giovane Ar-Pa-Khered vi sosterrà e vi darà consolazione. Poiché anch'io ho visto strapparmi le ali e costretto per l'eternità ad essere posto sotto una rosa, patrono delle cose irripetibili e dell'immobilità di una razza che vive il mio patronato solo quando ingurgita cibo o dorme beato non facendosi scrupolo delle iniquità urlate nelle ore di veglia. Proprio per questo il silenzio di Apocrate vi accoglierà. Poiché quando tutti taceranno stanchi delle nefandezze compiute, allora ci sarà solo la voce dei disperati ridotti al silenzio a scuotere l'aria. E io sarò vendicativo. Forse non è nobile, ma di certo è consolatorio. Presto o tardi il mio patronato giungerà a ricoprire coloro che vi hanno ridotto al mutismo. E anche su di loro il silenzio calerà.
e i silenziosi avranno giustizia. Ed eccoci qua, nuovo video racconto. So che è passato poco tempo dall'ultimo, ma in realtà questo video racconto era già pronto prima dell'altro, quindi eccoci qui a portarvi un video racconto che non è tanto mitologico, è antropologico. Ho scritto questo racconto a marzo e avevo già in mente praticamente il germe, l'idea che sta alla base del racconto, ovvero quella del silenzio. E stavo cercando informazioni su dei del silenzio perché il primo che mi venne in mente era Vidar, però ho scritto già un bel po' di racconti a tema nordico, quindi volevo cambiare un po' l'ambientazione e mi sono imbattuto in Arpocrate. E la storia di Arpocrate è tristissima. Io spero che sia chiaro dal racconto, però lo chiarisco e lo ripeto anche qui. Praticamente c'erano delle raffigurazioni in Egitto di Bibi Horus, cioè Horus bambino, che tra l'altro è la stessa raffigurazione che poi ha ispirato le varie raffigurazioni di Gesù bambino nel cristianesimo, e che aveva il ditino in bocca, come fanno i bambini che hanno il ditino in bocca, no? Però quando i greci incominciarono ad arrivare e, diciamo, conquistare i territori egizi, appena videro questo dio bambino con il dito in quella posizione lì, cioè più o meno così, lo interpretarono come il gesto che i greci e che ancora oggi noi utilizziamo per fare silenzio. Presero quindi l'iscrizione in geroglifico riferita a questo dio, traslitterata, e da Arpakered divenne Arpocrate in greco. E divenne il bambino il dio del silenzio perché faceva col dito così. In realtà Arpakered è Horus fanciullo e fa più preciso riferimento ad alcune storie che vedono il piccolo Horus essere punto da uno scorpione, essere poi guarito da Iside, quindi identifica l'Horus di quella particolare situazione o di quella particolare età. E ma i greci, dall'altro la loro supremazia, incominciarono a imporre su questa divinità una loro visione, quella di Arpocrate, dio fanciullo del silenzio, che ebbe come dono all'arrivo in Grecia praticamente dagli altri dei, dalla dea Afrodite e da Eros in particolare, una rosa, tant'è che da quel momento in poi tutto che è sotto la rosa è un segreto, è un qualcosa che deve rimanere nel silenzio, nel segreto. Si usa ancora oggi il modo di dire sub rosa. E mi è venuta tanta tristezza, non solo perché ho scritto questo racconto in seguito ad alcune cose brutte e quindi già intrinsecamente era un racconto sulla tristezza del dover rimanere in silenzio in un mondo rumoroso all'eccesso, ma mi è venuta la tristezza a pensare a sto povero Horus, che è Horus, cioè il faraone d'Egitto, il faraone divino d'Egitto, destinato a riportare l'ordine nel cosmo, ridotto a essere un bambino che incita al silenzio. E quindi è uscito fuori il racconto Arpocrate. E per una volta è un racconto che non si basa tanto sulla mitologia, ma sull'evoluzione antropologica di una divinità. È particolare, spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che vi siano piaciuti anche i due collaboratori. È tornata Cristiana ed è tornato Ezio. Partiamo dal punto di vista grafico: il disegno in timelapse l'ha fatto Cristiana Fumagalli in arte Arte Sghimbescia, che ha fornito questo disegno a luglio, sì, è la prima bozza di luglio, scusami Cristiana, però poi con palinsesto estivo tutto è slittato in avanti, e quindi ecco a voi questo creepy inquietantissimo Arpocrate, ed è bellissimo, ringrazio Cristiana per averlo disegnato, trovate tutti quanti i link di riferimento in descrizione, tra le pagine principali, il suo sito e anche il profilo Twitch, che penso inserirò tutto nel malloppazzo di link. E
ovviamente ringrazio l'ottimo Ezio, che ormai è un abitué del canale, Ezio Vivolo, qui su YouTube dovrebbe essere Icky Crow. Trovate tutti quanti i link in descrizione. Ezio è ormai un abitué per davvero, mi ha aiutato tantissimo, si è proposto di farmi sto racconto quando mi ha visto in difficoltà e lo ringrazio tantissimo, perché probabilmente non ne sarei uscito facilmente dal fare questo racconto per trovare una voce senza disturbare sempre le stesse persone, ma alla fine ho dovuto disturbare sempre la stessa persona, quindi mi sento anche un po' colpevole, ma lo ringrazio tantissimo perché penso che sia stata forse la sua prova migliore fino adesso, e quindi lo ringrazio tantissimo. Io ringrazio ancora infinitamente sia Ezio che Cristiana per aver partecipato e vi ringrazio per l'attenzione. Spero che questo video racconto è un po' particolare, vi abbia interessato, vi sia piaciuto, abbia stuzzicato qualche curiosità, vi abbia anche un po' intristito, non per cattiveria, ma era più o meno quello che volevo trasmettere, ecco. Detto questo, io vi ringrazio per tutto quanto, vi ringrazio per tutti quanti gli iscritti, mi piace la condivisione di questo, tutti quanti gli altri video, grazie per l'iscrizione al canale. Se volete sostenere il canale, vi ricordo, c'è il link per il sito Vivolo dove vi trovate il lunedì, il mercoledì e il giovedì in live, il mercoledì in particolare a fare la campagna GDR che mastero ab origine, mi raccomando. Il lunedì invece, il giovedì, dalle 18 alle 20, il mercoledì dalle 21.30 in poi. Poi trovate tutti quanti i link per le pagine social che sono importanti per rimanere aggiornati per qualsiasi tipo di avviso e le pagine per donare, soprattutto Patreon, date un'occhiata a Patreon perché ci saranno ricompense interessanti in arrivo. Oltre a questo trovate il link per lo store di cronaca di Topolinia e per la mia pagina Dogeti. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Bye!